Bentrovati alla visione e all'ascolto a tutti i nostri telespettatori e alle nostre telespettatrici. È giovedì 1 settembre, quarta e ultima puntata di Buongiorno Giostra. Oggi infatti si chiude il nostro palinsesto nella versione dedicata alle quattro giornate di prove canoniche in Piazza Grande e poi da domani cominceranno le 50 ore di giostra che ci condurranno direttamente alla manifestazione di domenica 4 settembre. Anche oggi saremo collegati con Piazza Grande, con Valentina Marconi e il suo ospite, il sergente dei fanti del comune, Raffaele Marcantoni. Ma prima diamo uno sguardo, come sempre, ai quotidiani, una piccola rassegna stampa di giostra, cominciando con La Nazione. Un riquadro questa volta in prima pagina: Vedovini a ruota libera, Sant'Andrea così così. E ovviamente il titolo di richiamo è per il proprio quartiere. Sant'Andrea, fare bene in prova non basta. Il grande ex Vedovini giudica quanto visto finora. La giostra è un'altra cosa, serve serenità. Porta del Foro deve crederci di più. C'è una sottolineatura importante nell'articolo e nelle dichiarazioni di Enrico Vedovini, al di là dei giudizi sui quartieri che il giornale ha sintetizzato nel titolo. Dice praticamente nelle prove di tutti si fanno le prove non tanto in vista della domenica, ma nell'importanza del risultato quotidiano. Dice: se un cavallo va troppo veloce viene fermato a metà lizza, si tira solo quando la carriera è perfetta, si fa un 5, ci si accontenta e si smette di tirare, ma così nessuno cresce. Il giorno della giosta poi le cose cambiano totalmente, i cavalli vanno più veloci e non si può certo rifare la carriera. Oggi si fa la giostra alle prove. Ecco, questo è il giudizio particolarmente ficcante di Enrico Vedovini. Si guarda più a quanti 5 si colpisce che a preparare per bene la sfida al burattino. Poi sui 45 minuti, il giudizio sempre del grande ex giostatore di Porta Sant'Andrea. I titolari occupano quasi tutti i 45 minuti, con tante carriere a vuoto. Ai giovani restano pochi tiri e così non li fanno crescere. Bisogna trovare il modo per dare più spazio alle nuove leve, una cosa che abbiamo sottolineato più volte anche noi in questi giorni. Cavalli cruciferini in maschera, l'altro punto sul quale il giornale sofferma la sua attenzione. I due cavalli di Porta Crucifera hanno indossato una maschera che poi viene precisato appunto dal giornale. Si tratta di una maschera terapeutica al titanio liquido che produrrebbe tramite ioni effetti calmanti sui cavalli in modo naturale. Il dottor Gottarelli, veterinario della manifestazione, è chiamato in causa. Ha detto che si tratta di pratiche assolutamente non dopanti e che quindi possono essere a suo giudizio utilizzate. Su questo si comunque dovrà pronunciare il Consiglio della Giostra. Prima di vedere cosa scrive invece il Corriere d'Arezzo a proposito proprio di Consiglio della Giostra, il primo collegamento con Piazza Grande, a te Valentina Marconi. Buongiorno Luca, buongiorno Giostra a tutti gli amici di Teletruria. Sono con il sergente dei fanti di comune, come hai introdotto tu, Raffaele Marcantoni. Buongiorno Raffaele. Buongiorno, buongiorno a tutti. Raffaele che ha questa figura insomma importante perché un sergente è la massima carica, insegna arrezzi per gestire diciamo valletti, vessilli. E fanti, sì, esattamente. È la massima carica all'interno e ricordiamo che anche la terza carica all'interno di diciamo, quello che riguarda la giostra del Saracino in Piazza Grande. Senti Raffaele, te da quant'è che sei sergente? Io è dal 2015, vengo dopo Stefano Giustini che dopo un rientro gli sono succeduto io a lui. Quindi sei uno che piace, perché insomma dal 2015 a oggi tre mandati, no? Sì, diciamo, sono entrato nel terzo mandato e sì, piaccio, cioè, diciamo, quello che faccio cerco di farlo bene e quindi il frutto di quello che faccio me lo porto avanti, insomma. Allora, Raffaele, io ti volevo chiedere, ma che fa un sergente dei Fanti? Il sergente Defanti non è un boccone da ghiotti, come anche se. Diciamo, non è solo indossare quell'abito che magari credo che sia uno dei più bei abiti che c'è all'interno della giostra, però c'è tutto un lavoro dietro di organizzazione, di incastri, anche di preparazione che per portare diciamo, il gruppo a muoversi al meglio.
anche perché mi raccontava Raffaele Luca poco prima di andare in diretta che insomma giustamente uno ingrassa, quello gli cresce piedi, non è così facile la gestione dell'attribuzione di tutti i ruoli con i costumi durante il corteo e durante la giostra. Sì, infatti ricordiamo che gli abiti sono dal 92 questi nuovi. E quindi bisogna stare attenti, bisogna stare a stecchetto. Sì, c'è chi c'è, poi anche col cambio generazionale, c'è questi ragazzi di oggi hanno dei piedi molto grandi, sono alti, oppure ora va molto di moda la barba, e come ben sapete i valletti sono senza barba, quindi Si fa già questa cosa qui? Che si fa? Avete un barbiere quando è prima della sfilata? No, va fatta una selezione su chi è disponibile anche a tagliarsi la barba completamente alla metta, perché come avete ben visto sono puliti. E anche perché un valletto biondo con la barba nera, insomma, non è che sarebbe. Invece te, visto che sei il sergente, la barba la puoi tenere. Io la posso tenere. Anzi, fa più figo, diciamo la verità. Anche che hanno il camauro che appunto gli esce fuori giusto il viso, anch'io stesso. È più bello, fa più medievale, tra virgolette, questa cosa. Quindi, della barba. Quindi c'è proprio tutta una ricerca che a volte, guardando la giostra come corteo storico, come da fuori, insomma, come spettatore, queste cose in realtà non si sanno, no? Cioè, si danno per scontate, ma in realtà c'è proprio una ricerca dietro, quindi c'è. La ricerca delle persone non è, e l'attribuzione appunto del ruolo non è facile così come può apparire, insomma. E soprattutto è una bega che te la sei presa te. Esatto, sì, esattamente. Ecco perché dicevi che non è il famoso popcorn da Ghiotti. E comunque dicevo, è un po' come fare improvino, no? Cioè, nel senso, io quando sono andata al Grande Fratello mi sono messa lì, ho fatto i provini, l'ho passati e alla fine mi hanno preso. Te è la stessa cosa, te sei quello, sei responsabile dei casting praticamente. No, io diciamo, io sono entrato nel lontano 2007, anche lì c'era il sergente che era sempre lui, Stefano Giustini. Andammo io e un altro ragazzo che è l'attuale presidente della Signarezzi. Andammo lì a fare appunto, non provino, ma a fare due chiacchiere, gli dicevamo guarda, noi ci piacerebbe entrare, ci piace la giostra, ci piace Arezzo, insomma, perché avevamo visto che nei quartieri era un pochino più problematico, perché dovevi, insomma, dovevi fare un certo ite, dovevi lavorare ai quartieri, insomma, noi eravamo più da. Cioè, no che volevamo arrivare facilmente a vestirsi, però insomma, volevamo l'ambiente del quartiere, insomma, alla fine. E quindi volevate in qualche modo rappresentare Arezzo vestendo degli abiti, in questo caso di Signarezzi, e vi siete presentati direttamente lì. Esattamente, sì. E da lì è nato tutto, insomma, ci siamo, tra virgolette, piaciuti con il dirigente di allora e siamo qui tuttora oggi, insomma. E sei sergente dei Fanti da 3 mandati, che poi a me mi piace da morire, perché insomma io l'altra volta scherzando con Raffaele, quando andammo in sede avevo il bastone di comando, insomma, dissi lo scettro, che mi piaceva, perché essendo insomma così al femminile, però con quel bastone di comando, insomma, un po' scena la fai. Ti abbiamo soprannominata la Fanta, è vero. Bene Luca, e allora io per adesso ti restituisco la linea con questa piacevole chiacchierata con Raffaele Marcantoni, proseguirà nei collegamenti che faremo tra poco, e quindi a voi la linea. Bene, preparatevi tra qualche istante, perché nel frattempo io do conto di quello che scrive oggi a proposito di giostra il Corriere di Arezzo. Giostra in sicurezza, mandò 40 soccorritori che affianco nel 118, la notizia che abbiamo riportato anche noi ieri nei nostri telegiornali, è stato presentato infatti il piano di sicurezza dell'azienda sanitaria locale, c'è anche una notizia di servizio su tutti i divieti che riguardano la sosta e la circolazione, è in vigore sia domani sera per la prova generale che poi ovviamente domenica, e a proposito di prova generale, qui definita secondo me anche non propriamente, ma qui ognuno ha i suoi gusti, provaccia, domani la provaccia dedicata a Fagliaro Papini, si ricorda quindi una grande figura del mondo della giostra, rettore di Porta Sant'Andrea, sarà ricordato nel piatto d'argento. Sono ancora disponibili alcuni biglietti
per la prova generale, non più per la giostra, lo sappiamo, ma anche per la prova generale la tribuna A è già esaurita e anche gli altri posti vanno esaurendosi, quindi c'è grande attesa anche per questa fase importante della manifestazione preparatoria alla giostra di domenica. E poi c'è una pagina intera di intervista con Martina Municchi, presidente del Consiglio della Giostra, lance d'oro tutte con gli stessi requisiti, questa è una delle sue proposte, decoro sulla lizze durante il corteo, rispetto per la manifestazione. Martina Municchi in questa intervista ricorda anche che sta giungendo al termine il lavoro sui palinsesti, ci sono delle modifiche che altererebbero la storicità della manifestazione, dice, ma con la trascrizione di tutto ciò che ad oggi è risultato scontato, grazie al coordinatore di regia Enrico Lazzari, con l'approvazione di tutti gli esponenti del Consiglio di Giostra e della Consulta dei Quartieri, finalmente avremo un libro dei palinsesti a cui le generazioni future potranno fare riferimento. Ultimo passaggio sarà quello di definire un libretto sulle norme del decoro, appunto sempre durante il corteo storico. Come abbiamo già accennato, tra l'altro, il Consiglio di Giostra dovrà pronunciarsi anche sui copricapi dei cavalli indossati in questi giorni da Porta Crucifera, così come aveva fatto nelle settimane scorse a proposito invece dei copricapi, in questo caso umani, cioè quelli dei magistrati della giostra. Allora, Valentina, a te di nuovo la parola, ti sei spostata sotto le logge per continuare questa chiacchierata con Raffaele Marcantoni, che già ci ha svelato alcuni aspetti di questa sua importantissima figura, perché lui lo ha ricordato, terza autorità in campo, sarebbe un po' il presidente della Camera, diciamo, della giostra del Saracino, se volessimo fare una trasposizione dell'importanza della carica. Sì, allora vi dicevo a Luca, Raffaele, che è un po' come se tu fossi il presidente della Camera della Giostra del Saracino, facendo una comparazione con il discorso politico, diciamo così. E Raffaele, te c'hai due bimbi, sei papà di due bimbi, babbo, scusate, babbo. La retinità va mantenuta, scusate. Giusto. E allora io volevo sapere, no? E i tuoi figli li hai avvicinati te al mondo della giostra o ci si sono avvicinati incuriosendosi, vedendo il loro babbo appunto nella sua figura? Allora, viene da sé che, essendo nel mondo della giostra da tanto tempo, anche loro ci sono stati trascinati dentro, e grazie anche a mia moglie, che è lei che li porta al giro quando io... E che ti sopporta. Esattamente, ha tanta pazienza, perché... con il lavoro, tra virgolette, che faccio di sergente e anche nella Signarrez, cioè, l'impegno è veramente tanto, fra riunioni, eccetera. Sì, loro sono gravitati dentro e ovviamente, per non mi dar soddisfazione come quartiere, hanno dirazzato, ovviamente, perché non potevano darmi questa soddisfazione. Ovviamente, essendo io in una compagine neutrale, loro sono un po' attaccati. Ho cercato un po' di convincerli a portarli verso il mio quartiere, ma non c'è stato niente. Ovviamente non ci sono riuscito, poi chissà. Senti, quali sono le altre passioni di Raffaele? Ma ho una passione per la fotografia. E prima praticavo abbastanza, ora con il lavoro. Cioè, la fotografia è una cosa che è una passione che devi continuare. Cioè, è anche difficile spesso portarla avanti, perché spesso ti porta... cioè, ci vuole tempo. Senti, a proposito, tempo spesso non ne abbiamo, quindi tralasciamo anche alcune passioni. Senti, a proposito di tempo, che investimenti di tempo determina vestire il ruolo di sergente dei fanti? Allora, giugno è veramente complesso, perché noi siamo impegnati anche con le commemorazioni della battaglia di Campaldino, quindi noi già iniziamo prima, preparando con l'11 giugno, e quindi inizia tutto l'iter prima. Poi c'è la giostra, viene la giostra, e quindi io ho 3-4 settimane di fuoco. E lo stesso per quella di settembre, ci sono le 2 settimane prima che sono proprio quelle più complicate. E poi durante l'anno l'associazione è sempre viva, e facendo parte anche del consiglio direttivo io partecipo anche alle riunioni, quindi quasi tutte le settimane
abbiamo una riunione dove ci troviamo per con il consiglio per scambiarci anche per preparare le attività, insomma, che andremo a fare durante l'anno. Bene, allora Luca, io ti restituisco la linea per adesso qui con Raffaele Marcantoni dalle logge di Piazza Grande e ci sentiamo tra poco per i saluti finali. Bene, grazie a Valentina Marconi, andiamo in pubblicità e poi torniamo nella seconda parte, analizzeremo l'esito delle prove di ieri e vedremo anche un estratto della trasmissione di Aspettando la Giostra con un ospite davvero particolare che era ieri sera a Porta Crucifera per la cena del Maccherone, cioè Pau dei Negrita, fra poco. Seconda parte di Buongiorno Giostra e, come detto, adesso sintetizziamo quello che è successo ieri pomeriggio nelle prove dei quattro quartieri, con riferimento in specifico soprattutto ai titolari, nel commento di Andrea Lanzi e Giorgio Marmorini, stimolati come sempre dalle domande di Paolo Nocentini. Si è concluso il terzo giorno di prove in piazza, quindi e giostra sia, perché non ci sarà bisogno di un turno facoltativo di prove. Andrea, facciamo un bilancio complessivo di questa giornata. Diciamo, la giornata ci ha fatto vedere, ci ha dato degli spunti. Allora, se si parte da Porta Crucifera, intanto oggi Rauco non porta la Pia e porta solo la Romina, quindi tutto fa pensare che la Romina potrà essere la cavalla con cui Rauco affronterà domenica la giostra. Si è comportata bene, Giorgio, diciamo che ha segnalato che la carriera non è la stessa carriera che fa con la Pia, riesce a stare un po' più largo. Le velocità sono velocità che ancora possono essere migliorate, però già sono, diciamo, non dico da giostra, però nei limiti o comunque dentro i limiti. Vanneschi bene, non precisissimo sul primo tiro, però insomma credo che il lavoro che ha fatto ha portato dei frutti. Porta Sant'Andrea invece Marmorini, diciamo, impeccabile, cioè soprattutto la prima carriera, veramente una carriera quasi da manuale, mentre Montini ancora non molto preciso, fa un tiro al di là del 5 verso il 2 e un tiro molto vicino al centro nel 4, dovrà affinare un po' questo tiro. E passando a Santo Spirito, oggi giornata dei cavalli di riserva, confermatissimi nei punteggi, soprattutto lo Scortecci che è veramente impressionante da quanti centri fa durante le prove, ma poi anche in piazza con Alonso, e invece Cicerchia con la Farfalla ha avuto un po' di difficoltà nelle carriere, però insomma quando non ha fatto centro l'ha messa lì vicino. Chiude Porta del Foro, che da segnalare che secondo me ancora non ha scelto il cavallo Rossi, perché per la prima sessione di prove la fa con Penelope e fa 5 al secondo tiro, mentre il primo tiro lo mette sopra, e mentre Parzi è bravissimo perché fa due tiri quasi in fotocopia, uno sicuramente 4, uno sicuramente centro, però si ripete, diciamo, anche con l'Elettra, cavalla di riserva, e Rossi poi prende il cavallo che dovrebbe essere il titolare, fa un 4 vicino al centro e un centro. Quindi il dilemma è se Porta del Foro ha scelto il cavallo per Rossi. Giorgio, la tua considerazione su questa giornata di prove e se ci sono degli spunti interessanti da qui a domenica tratti proprio da questo terzo giorno? In estrema sintesi, te la darò con dei segni: Porta Crucifera più Rauco, perché è andato nel punto bene con la Romina, si sta delineando, sta accoppiata, stabile invece Vanneschi. Sant'Andrea più Marmorini, lo aspettavamo, è partito in sordina, è quello che cresce di più durante la settimana, lo sta confermando. Sicurezza nella parte del cartellone doveva colpire netto il 5. Tocca sempre il 5 Montini,
sta crescendo questo binomio, un binomio che dico sempre ha fatto pochi chilometri, però sta crescendo, se non viene il punto come stasera che è stato un 2, però il 5 viene toccato uguale, e sta riducendo l'area dove va a colpire, che aveva molto più ampia in passato, sta un pochino più focalizzando il tiro, è in crescita. Santo Spirito ha portato i cavalli di riserva, si sono divertiti perché, lo dice sempre Gian Maria, un giorno diverso da quell'altro mi chiede più impegno, lui l'impegno ce l'ha messo poco perché Alonso è un cavallo che ha preparato benissimo, è andato su, ha colpito due volte il 5 senza sbaffatura, mentre lì ha dovuto lavorare sulla farfalla perché tende a uscirli e qualcosina ancora c'è da mettere a punto, però hanno fatto 10 anche con cavalli di riserva. E ha chiuso Porta del Foro, dove bisogna, sono sempre stato molto critico con Parzi, David è una persona con cui ho un ottimo rapporto, ce lo possiamo dire, in crescita, questa volta gli devo dire che è in crescita col cavallo titolare, è in crescita col cavallo di riserva, perché è in crescita lui, il 5 lo colpisce con facilità. Credo che si debba invece su Rossi fare chiarezza il prima possibile, perché continuare con due cavalli, lui fa 4 al primo tiro e 5 al secondo, perché non è stata presa una linea ben definita, la si prenda. Bene, vedremo domani sera quello che ci faranno vedere i quartieri, l'appuntamento è appunto a giovedì, quarto giorno di prova. Quindi appuntamento rimandato a oggi pomeriggio per l'ultima, quarta e ultima sessione di prove, tempo permettendo, e adesso i saluti finali del sergente di Fanti del Comune Raffaele Marcantoni e anche di Valentina Marconi. A te Valentina. Sì, e noi siamo sempre qui in Piazza Grande, dove tra l'altro, se sentite delle voci in sottofondo, si stanno facendo delle prove tecniche di audio, ovviamente in visione della provaccia che ci sarà. E Raffaele appunto mi diceva che proprio ieri sera provavano qui in piazza la loro disposizione, perché appunto c'è lo stop previsto per la lettura e quindi... Sì, c'è questo stop che viene fatto esclusivamente per, durante la prova generale, dove viene appunto letta la dedica a cui viene del piatto, insomma, che è il premio appunto della prova. E quindi eravamo qui a provare, perché normalmente noi entriamo, facciamo l'ingresso e ci schieriamo, mentre in questo caso ci si ferma e poi dobbiamo fare una ripartenza, quindi va coordinato bene tutto per far sì che venga bene, insomma, il meglio possibile. Certo, ascolta Raffaele, ormai è una domanda di rito che ho fatto un po' a tutti gli ospiti che ci ho avuto qui a Buongiorno Giostra, a parte la Federica Guerri che insomma, come ha detto a stampa, non era pertinente la domanda, ma al di là del fatto che ti va di dirceli o meno, c'hai dei gesti scaramantici che porti avanti prima della giostra, prima della prova, prima della silata? No, non ho mai avuto bisogno di queste cose, cioè, nel senso, la vivo in pieno così come viene, insomma, cioè, e mi faccio travolgere completamente da quello che accade, quindi... E il momento più emozionante per te qual è? Il momento più emozionante è l'affaccio da lì dietro, quando uno si presenta da lì, vede questa bolgia di colori che ti avvolge lì, proprio è il momento più bello che c'è. Senti, e come la gestisci questa bolgia di emozioni che ti travolge? Fai un bel respiro prima di fare il passo che ti porta in piazza? Sì, un bel respiro, concentrazione massima, e poi ormai siamo anche rodati, quindi le cose vengono anche da sé, vengono di conseguenza. Non c'è qualcosa su cui ti concentri in particolare, proprio mentre sfili nella lizza? Sì, mi concentro molto sul passo, cioè sulla cadenza del passo, in modo tale da essere concentrato su quello. Non vedo niente, sento solo quello, e da una parte è anche brutto, perché cioè, sarebbe più bello partecipare e vedere tutto quello che ti sta intorno, ma in quel momento ti devi un attimo chiudere in te stesso e cercare di un po' da tutto il resto. Sì, sì.
Bene, allora noi con le sensazioni dell'ingresso in piazza del sergente dei fanti in comune Raffaele Mancantoni, che ci ha fatto partecipi delle emozioni in questa bella chiacchierata di questa mattina, Luca, ti salutiamo, diamo appuntamento a tutti gli amici di Buongiorno Giostra a stasera su Aspettando la Giostra per il nostro giro consueto dei quartieri in cui la parola d'ordine è sobrietà. E Raffaele, ti lascio la parola per un saluto. Un saluto a tutti e ciao Luca, e grazie di anche quest'anno di averci chiamato, insomma, a partecipare alla... Devi ringraziare anche me, mica solo Luca, vuol dire, so io che ti ho sopportato per tutta l'intervista. Il capo è lui, bravo, e quindi bravo. Facciamo riferimento. Da buona parlava di politica prima. Da buona istituzione, giustamente. A voi la linea, ciao Luca. Ciao Valentina, ciao anche ovviamente a Raffaele Mancantoni, è uno spazio assolutamente meritato quello di Signarezzi per il lavoro che fanno. Ieri sera appunto con Riccardo Ciccarelli abbiamo anche testimoniato in diretta questa prova della quale appunto il sergente parlava. E torniamo proprio a ieri sera, un piccolo passo indietro, sempre con Riccardo Ciccarelli che era a Porta Crocifera per la cena del Maccherone, dove ha intercettato assieme al rettore un ospite davvero particolare, vediamo. Luca, buonasera, un saluto ovviamente anche ai nostri telespettatori. Io mi trovo in compagnia di Andrea Fazzuoli e del suo nuovo addetto stampa, così si è presentato. Mi sono autonominato in questo istante. Ecco, quindi andiamo per ordine. Questa sera qui a Porta Crocifera abbiamo una grande festa, quella tradizionale con la cena del Maccherone. Andrea, quante sono le persone che sono presenti questa sera? Ma stasera abbiamo chiuso a 7.50, il numero, diciamo, ottimo, nonostante appunto c'era questa, le previsioni non buone, però come al solito col Citrone ha risposto alla grande. Tra queste 750 persone anche un certo Pau De Negrita. Sì, ma non solo, c'è anche Cesare De Negrita, proprio io e Cesare siamo i due quarti De Negrita che sono di Culcitrone. Un giudizio su questo Maccherone? Beh, allora, sul Maccherone specifico devo dire che non l'ho mai mangiato così buono come stasera, e quindi benissimo. Al di là di questo, delle battute, sono felicissimo che il quartiere viva momenti come questi. Io ho una figlia di 15 anni che è una fanatica del quartiere del Culcitrone e io e sua madre siamo ovviamente sempre accodati a lei, perché non possiamo neanche andare in vacanza quando c'è la settimana del quartierista. Ovviamente anch'io ce l'ho estradata, io tifo Culcitrone, come ben vedi, sono di Culcitrone e mi fa piacere vivere questo quartiere, che secondo me è un quartiere che ha un aspetto molto paesano, non so, una comunità forte del centro storico, mi ha sempre affascinato per questo. Io sono nato nel comune di Arezzo, ma fuori città, fuori dalle mura. Però il quartiere di Culcitrone mi ha sempre affascinato per il fatto A, che non ha possibilità di espansione, al contrario degli altri tre quartieri, e quindi questa cosa me lo rende particolarmente amato, perché è un po' come difendere una tradizione antica che non può andare oltre questo. Quindi cosa può guadagnare questo quartiere? Il cuore dei suoi abitanti. Questa cosa è per me molto romantica, mi affascina molto. Poi è ovvio che io non sono un accanito come quelli che vivono qui dentro, però se Culcitrone vince mi metto a piangere. Andrea, tu hai iniziato il collegamento citando il maltempo, che era un po' l'incubo, no, che aleggiava in questi giorni. Si è svolto però proprio questo pomeriggio il terzo giorno di prove, quindi a questo punto la giostra si può fare, insomma, era questo anche un po' il dubbio. Assolutamente sì, le tempistiche ci sono tutte, ora speriamo in domenica, che ad oggi non ha messo tempo variabile, speriamo che venga fatta giostra, perché ne abbiamo tutti voglia, molta voglia. Rettore, c'è la crisi climatica, non piove. E questo arriva, insomma, a un aggiornamento direi importante in diretta. Dall'ufficio stampa. Lo ricordiamo. Approfitto, Andrea, per chiederti anche come vedi sia Adalberto che Lorenzo, anche alla luce di questi primi tre giorni di prova. Ma devo dire che i ragazzi sono sereni, sono molto concentrati, chiaramente come sai è importantissimo cercare di studiare tutte quelle che possono essere poi le problematiche, però i ragazzi li vedo davvero pronti. Io provo a fare anche una domanda che va un po' oltre alla giostra, da un punto di vista invece musicale: quali sono i progetti o i lavori che avete in cantiere?
Beh, guarda, noi abbiamo una carriera così lunga alle spalle che ci siamo presi un anno sabbatico, questo 2022 ce lo siamo presi e adesso settembre-ottobre ci ritroviamo per creare i nuovi progetti di Negrita, ovviamente ancora è un po' presto per saperlo, non so se faremo nuova musica o se torneremo in tournée per l'ennesimissima volta. Posso chiederti il giorno della giostra, come la seguirai, se sarai presente ovviamente anche in piazza? Spero di essere in tribuna, Andrea permettendo, se non porti l'ufficio stampa. Sarà in tribuna, E mia figlia è ovviamente in piazza, tra i più infuocati insomma. E allora auguriamo anche una buona giostra a Pau, a tutti in Negrita, lo ringraziamo per essere stato... No, ce n'è uno di Sant'Andrea e uno di Santo Spirito, a tutti no. A me e a Cesare, grazie. A lui e a Cesare. Facciamo questa importante rettifica, mi sembra giusto, insomma, vista l'accoglienza di questa sera. Ringrazio anche il rettore Andrea Fazzuoli. Luca, per il momento ti restituisco la linea. Bene, grazie a Riccardo Cicco. Allora, dunque, abbiamo sentito quindi anche la passione di giostra di Pau dei Negrita e con questo concludiamo l'ultimo appuntamento di Buongiorno Giostra per questa edizione di settembre. Vi ricordo che questa sera ci ritroveremo alle 21:15 per l'ultima puntata, anche in questo caso di Aspettando la Giostra, nella quale faremo il punto sulla quarta sessione di prove e quindi anche complessivamente su tutta la settimana. Avremo tanti ospiti, parleremo anche di calcio. Questa sera ci sarà con noi il direttore sportivo dell'Arezzo, nonché oramai aretino d'adozione, Nello Cutolo, per dare un importante annuncio, anzi lo do adesso, poi stasera lo ribadiremo, cioè che Teletruria anche quest'anno ha acquisito i diritti per la trasmissione in diretta delle partite dell'Arezzo in trasferta, e quindi cominceremo già sabato contro l'Orvietana a Orvieto, inserita con, diciamo così, una mossa particolare, poi capirete e vedrete in che modo, all'interno delle 50 ore di giostra. Grazie a tutti per l'attenzione, buon proseguimento di giornata.